Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Eccoci per una nuova puntata, nuovi approfondimenti dalla Serie A2 fino alla Serie D. Come sempre potete seguirci anche attraverso il portale mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. In questa puntata parleremo della Rapido ad un passo dal sogno, parleremo delle sconfitte per le formazioni fondane, parleremo del sogno C1 coronato per Minturno, tutto questo e tanto altro tra pochissimo. Latina vince e convince nell'ultima gara interna al Pala Bianchini. La formazione di mister Giampaolo ora è ad un passo dalla storica promozione nella massima serie. I soliti Avellino, Maina e Menini, oltre al collaudato collettivo nerazzurro, hanno imposto da subito la loro legge al malcapitato Salinis. Un 7-1 finale che la dice tutta sulla differenza di valori in campo. Ora la compagine del patron La Stazza è già con la testa all'ultimo appuntamento, quello di sabato prossimo a Potenza contro il Fanalino di Coda. I nerazzurri vogliono centrare l'impresa, sostenuti anche dal loro pubblico che seguirà in massa i propri beniamini. Ma per vedere come è andato l'ultimo atto al Pala Bianchini, vediamo il servizio di Enrico Pasquali Coluzzi con le immagini di Gianluca Bologni. Concentrazione massima, attenzione ad ogni minimo dettaglio, proiezione mentale continua verso l'unico risultato possibile, la vittoria. Contro la Salinis, la squadra di mister Giampaolo deve avere coraggio e nervi saldi, perché un piccolo errore adesso sarebbe fatale per quel traguardo ormai sempre più prossimo della conquista della massima serie. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. Tutto pronto dunque per poter dare inizio a questo confronto. Attenzione Avellino, destro di Avellino che pesca subito il primo palo, la conclusione di destro di Avellino che porta in vantaggio dunque la Rapido. E poi c'è ancora un'altra conclusione violenta di Menini, di testa poi Maina ha provato a correggere facendo il tapino. Avellino dall'altra parte, dentro per Maina che manda a vuoto un avversario con la suola e poi deposita dolcemente nel fondo al sacco, 2-0, anche Lucas Maina dunque va a bersaglio. Avellino, il destro di Avellino, ancora una volta energico il destro appunto da parte di Avellino, la risposta eccellente di Leone. Occhio a Lucas Maina sulla destra, posizione dove spesso è letale. Menini, che azione, che bellezza, che meraviglia, tutto parte da questo suggerimento perfetto di Lucas Maina. Adesso c'è un gran gol anche da parte della formazione della Salinis, ha pescato con il contagiri Caetano il numero 11 Pedone che ha segnato il gol del 3-1. Maina spara alla porta, gioco di gambe da parte di Lucas Maina, serve ancora Avellino, prova la combinazione, il sinistro da parte di Menini, che azione da parte di Menini. Adesso Avellino, ancora con pazienza la Rapido che adesso ha solo due gol di vantaggio, due gol da difendere. Menini, destro di Menini che indovina il secondo palo e batte per la quarta volta il portiere Leone, tiro di chirurgica precisione da parte di Menini. Adesso un bel colpo di tacco da parte del numero 9, grande parata da parte di Leone. È ripreso dunque il match con la Rapido avanti 4-1 sulla squadra pugliese della Salinis. Pedone affrontato da Terenzi che gli porta via il pallone, poi Maina che recupera il pallone, ottima combinazione da parte dei tre giocatori della Rapido, Mocellin, Maina e poi Terenzi. Mocellin esce con grande eleganza, la formazione della Rapido, che gol da parte della formazione di mister Giampaolo. Caetano, una serie di finte di corpo di Caetano, il destro da parte di Pereira e la risposta di Cianci. Attenzione intanto, ottima combinazione da parte dei due giocatori della Salinis con tiro di Ciccolella. Intanto c'è Natalizia, tutto solo Natalizia che va a segnare il gol del 7-1. E dunque tra gli applausi del Pala Bianchini, la Rapido vince con autorità quest'ultimo impegno di questa stagione davanti al proprio pubblico e dunque mantiene una lunghezza di vantaggio su Orte e Corigliano.
Il Fondicalcio a 5 chiude il campionato di Serie B con un'altra sconfitta, stavolta in terra sarda contro l'Elmas con il punteggio di 7-6. Fin dalle prime battute le due squadre si sono giocate il match a viso aperto, trattandosi dell'ultima giornata. I rossoblù si sono presentati in Sardegna a ranghi ridotti, viste le tante indisponibilità. Nonostante queste definizioni, i fondani non hanno sfigurato, giocando senza timori reverenziali. I padroni di casa, più decisi nella prima frazione, sono arrivati all'intervallo sul 4-2. Nella ripresa, i sardi hanno allungato ulteriormente, ma poi c'è stata la grande reazione d'orgoglio della squadra di De Simoni, che ha spaventato l'Elmas fino ad arrivare ad una sola lunghezza di scarto. Nonostante l'ottima prova, il Fondicalcio a 5 torna di nuovo a casa senza punti. Le reti rossoblù sono state realizzate da Martini, doppietta per lui, Triolo, Di Martino, Lauretti e Conte. La società del presidente Ginepro, finita la stagione, non ha ancora svelato i propri piani per il futuro, ma gli sviluppi si conosceranno nelle prossime settimane. In Serie C1 la Gymnastic Studio Fondi cola a picco tra le mura di casa contro il Civitavecchia con il risultato di 4-3 per gli ospiti. Si trattava di una partita molto delicata con le due squadre invischiate in piena zona play-out. La gara sin da subito ha evidenziato un buon Civitavecchia che ha concesso molto poco agli avversari. La Gymnastic Studio nei primi 15 minuti ha assediato la linea difensiva ospite, ma questa è stata salvata più volte dall'ottimo portiere Borriello. Il risultato si è sbloccato al 20° su una bella ripartenza del Civitavecchia, che in avvio di ripresa ha raddoppiato, subendo però l'immediata risposta di Angeletti. Riaperto il match, la Gymnastica è riuscita ad essere più pericolosa in fase offensiva alla ricerca del pareggio, ma un'ulteriore disattenzione ha permesso l'allungo agli avversari, portatisi sul 4-1. L'ultimo sussulto fondano, in una gara giocata sottotono, è arrivato nei minuti finali con la doppietta di Saccaro. Ora la compagine del presidente Biasillo non dovrà più sbagliare per raggiungere la salvezza e mantenere così la massima categoria regionale. E adesso parliamo di Serie C2, ma prima di approfondire il discorso con il collega Daniele Porcelli, che poi si estenderà naturalmente ai due gironi di Serie D, parliamo del Minturno e della vittoria del campionato, giunta ormai matematicamente per la squadra di Andrea Cardillo. Abbiamo in collegamento telefonico proprio il mister. Ben trovato, mister. Buonasera a tutti voi. Allora, dopo un avvio stentato di stagione, il completamento dell'organico, la grande rincorsa al Real Castelfontana culminata appunto con il sorpasso, c'è stato un momento in cui ha pensato di non farcela, mister? No, assolutissimamente no, neanche dopo le prime due partite in cui avevamo fatto un punto solo, perché sapevo che arrivava gente di categoria superiore e che comunque avevamo una squadra superiore come tattica, come tecnica e come forza fisica. No, assolutamente no, sono stato sempre tranquillissimo. Con il presidente Di Ciaccio state ripercorrendo le grandi vittorie del passato. Cosa c'è di speciale nel vostro rapporto e cosa vi proponete per il futuro? Allora, speciale nel rapporto c'è, cioè, ognuno non entra nel campo, nella sfera tecnica, nella sfera dell'altro. Si è creata una sinergia dall'anno scorso, quando abbiamo riniziato il progetto, riniziato il cammino del Minturno. Lui mi aveva semplicemente chiesto di riportare questa squadra in Serie C. Fatto ciò, abbiamo creato una squadra, abbiamo deciso di creare una squadra che potesse puntare ai vertici del campionato e di tornare nel massimo campionato regionale. La sinergia è che il presidente pochissime volte si introduce nella mia sfera tecnica e mi ha dato sempre supporto, sempre fiducia, anche all'inizio, nei momenti un po' più difficili, ha sempre ribadito al gruppo che si sarebbe andato avanti così con lo stesso staff tecnico, lo stesso numero di giocatori. Chi non voleva far parte del progetto sarebbe rimasto tranquillamente a casa. E invece per il futuro, mister, già avete pensato a come organizzare il prossimo discorso? Sì, ci stiamo già muovendo. Dopo la partita del Castelfontana ci stiamo muovendo, stiamo vedendo degli under soprattutto che ci possano far completare il roster. Io credo che il 90% del roster sarà riconfermato. Il presidente mi ha promesso una o due ciliegine per competere anche nel
nel campionato di C1. Ovviamente noi saremo una matricola, però già con il roster che abbiamo possiamo, penso, già ben figurare in C1. Guardi, prossimo anno penso che importante sia la scelta degli Under 21. Per concludere, mister, il futuro immediato, adesso c'è la Final Four di Coppa di categoria, quali ambizioni ha Minturno in questa competizione? Noi come tutto il campionato affronteremo la Final Four ovviamente per vincere. Avendo, come abbiamo fatto fino adesso, massimo rispetto per gli avversari, il rispetto deve essere sempre massimo, perché se sono arrivati a una Final Four hanno evidentemente dei valori come i nostri. Noi siamo consapevoli della nostra forza, siamo consapevoli di quello che possiamo fare e siamo già adesso da stasera già prepareremo questo mese per arrivare al meglio della condizione fisica in Coppa. L'unico rammarico che ho è che purtroppo nella semifinale avremo 2 assenti e 6 disputati. Allora staremo a vedere come andrà anche questo impegno per Minturno. Mister Andrea Cardillo, grazie, ovviamente ci sarà occasione per risentirci. Ok, grazie a tutti voi, un abbraccio. E ancora complimenti naturalmente. Completiamo il discorso C2 e poi approfondiamo naturalmente quanto riguarda la Serie D con i due gironi con il contributo del collega Daniele Porcelli. Grazie Domenico, ben ritrovati a tutti gli amici sportivi con l'appuntamento del calcio a 5 nel campionato regionale di Serie C2, dove questa settimana annotiamo appunto la vittoria con 2 giornate di anticipo del Minturno, grazie alla vittoria conseguita da il team di Minturno nei confronti del Terracina e il contemporaneo pareggio del Real Castelfontana sul campo del Velletri. Quindi la capolista si porta a questo punto a 7 lunghezze di vantaggio a 2 giornate dal termine e quindi festeggia con largo anticipo la vittoria di questo campionato. Ma andiamo a vedere quanto è accaduto nella 24esima giornata di questa stagione. Anni Nuovi Ciampino battono CCP 1987 tra le mura domestiche per 6-4. Vittoria dell'Atletico Anzio Lavigno a Pontinia contro la formazione di Alessandro Covelli per 4-1. Connect Città di Minturno Marina 7-4. Nel derby di Aprilia alla meglio l'Eagles Aprilia per 5-3 contro la Pontina Futsal. Pareggio, come detto, tra Velletri e Real Castelfontana 2-2. Vittoria del Minturno nei confronti del Terracina Calcio per 8-2. E il derby di Cisterna sorride alla formazione del Cisterna, la squadra allenata da Ameleto Giocondi, vittoriosa per 6-4 contro la Vigor Cisterna 1994. Quindi un comando della classifica indiscusso a questo punto per il team del Sud Pontino, 65 punti per lei, 58 Real Castelfontana, 54 Anni Nuovi Ciampino, a 46 punti troviamo ormai l'Eagles Aprilia che rafforza appunto a 46 punti la quarta piazza del girone. A 33 punti una coppia formata da Connect e CCP 1987, Atletico Anzio Lavigno 31, 29 punti per Terracina e Velletri, 27 per il Cisterna, Città di Minturno Marina 26, Vigor Cisterna 1994 25, Città di Pontinia 21. Come avete visto si sfilaccia, ma la lotta alla salvezza non si è conclusa proprio perché a 2 giornate dal termine l'unico verdetto emesso già dalla settimana scorsa parla della retrocessione della Pontina Futsal nel campionato provinciale Pananino di Coda con 8 punti. E quindi è emesso il verdetto della vittoria del campionato. A questo punto le formazioni che accederanno ai playoff, il torneo post campionato, saranno il Real Castelfontana e gli Anni Nuovi Ciampino. Le due formazioni poi verranno accoppiate con le restanti avversarie per vedere questo, però bisognerà attendere la fine della stagione per avere il quadro completo. Ma andiamo a vedere quanto sarà importante proprio in queste giornate la lotta per la salvezza, quindi per mantenere un posto anche per la prossima stagione, perché già sabato prossimo
qualche riscontro lo potremmo avere. Andiamo a vedere comunque il quadro completo della 25esima giornata. Città di Minturno Marina, CCP 1987, Anni Nuovi, Ciampino, Cisterna, Atletico Anzio Lavinio, Connect, Eagles Aprilia, Minturno, Vigor Cisterna, 1994, Fontina Futsal, Città di Pontinia, Real Castel Fontana e Terracina contro il Velletri. A giudicare dalla classifica, già le squadre cominciano a vedere quanto possono racimolare, sicuramente il massimo per evitare proprio il campionato, quello minore dei play-out, e quindi avere la matematica certezza di rimanere in questo campionato. Messo in archivio quindi il campionato di Serie C2, almeno per questa giornata. Andiamo a vedere quanto è accaduto nei due raggruppamenti della Serie D, il girone A e il girone B. Ci sono importanti risvolti, a cominciare dal girone A, dove al comando della classifica resta soltanto lo Sporting Giovani Risorse, dopo la bella vittoria ottenuta a Rocca Massima contro la formazione allenata da Emiliano Antici, e il contemporaneo pareggio che incappa il Real Podegora ad Aprilia contro la Pierre 2000 allenata da Angelo Stampatore. Andiamo però a vedere il quadro completo dei risultati. A Latina, Antonio Palluzzi batte Accademia Sport 3-1. Virtus Terracina liquida con un secco 10-3 la parrocchia San Giuseppe. Flora 92 batte Real Latina 4-2. Pareggio tra la Pierre 2000 Aprilia e il Real Podegora per 3-3. Stesso identico risultato per il Latina Scalo Cimil e il Real Terracina, dopo che la prima frazione di gioco si era chiusa con il vantaggio per 2-0 per il team allenato da Graziano Maracino. A Rocca Massima, Sporting Giovani Risorse espugna il comunale di Rocca Massima per 6-2, secco 6-0 nell'anticipo del venerdì per la United Aprilia nei confronti della Virtus Latina Scalo. Una classifica che, abbiamo detto, cambia ancora il suo volto, perché, come ha annunciato, lo Sporting Giovani Risorse a 56 punti resta al comando della classifica. Segue a due lunghezze di ritardo il Real Podegora, rosicchia punti preziosi la United Aprilia a 52, scavalca l'Antonio Palluzzi l'Accademia Sport e aggancia in classifica il Real Terracina a 45 punti, l'Accademia Sport appunto 43, Latina Scalo Cimil mezzo passo falso ma si attesta con 40 punti, Atletico Rocca Massima 36-21, PR 2000 e 2000 e Real Latina, Flora 92 a 15 punti, la Virtus Terracina 14, mentre a 9 punti troviamo la parrocchia San Giuseppe e il Fananino di Coda, che chiude questa classifica, la Virtus Latina Scalo. Sabato prossimo il campionato tornerà di nuovo in campo, ma avremo l'anticipo, quello tra la parrocchia San Giuseppe e l'Accademia Sport, proprio al venerdì sera, sempre venerdì al Ciotti di Borgo Podegora, la formazione di Davide Pacassoni avrà da affrontare il Flora 92. E proprio a proposito del Real Podegora, cogliamo l'occasione per porgere gli auguri al giocatore Rango, uscito dal campo proprio di Aprilia con un infortunio piuttosto serio al tendine di Achille. Non conosciamo ancora l'entità, ma i tempi di recupero sono piuttosto lunghi. Noi possiamo soltanto che porgere gli auguri e soprattutto di poterlo rivedere presto in campo. Andiamo comunque a leggere il quadro ancora completo, che si chiuderà sabato pomeriggio con l'Antonio Palluzzi Accademia Atletico Rocca Massima, Sporting Giovani Risorse Latina Scalo, Real Terracina Pierre 2000 Aprilia, Real Latina Virtus Latina Scalo e United Aprilia Virtus Terracina chiuderanno proprio il quadro della 23esima giornata. E ci trasferiamo al girone B, il raggruppamento che ha un altro cambiamento, perché in testa alla classifica a questo punto torna la Vis Fondi, perché l'Old Ranch è
sconfitta tra le mura domestiche dall'Atletico Caeta, quindi secondo passo falso casalingo della stagione per il team allenato da Ivano Di Vezza, che deve arrendersi questa volta all'Atletico Caeta. Non è bastato il risultato parziale 2-0 con cui la formazione fondana aveva chiuso il primo tempo, perché nella ripresa l'Atletico Caeta, la forte spinta, ha permesso al team del Golfo di andare a cogliere un'importante vittoria e agganciare proprio la diretta avversaria in seconda posizione a 50 punti. Importante però sarà proprio sabato prossimo, perché l'Atletico Caeta che l'Old Ranch avranno la possibilità di tornare in vetta alla classifica, anche perché la Vis Fondi giocherà contro la Virtus Fondi, quindi il derby, ma sappiamo benissimo che la Virtus Fondi non consegue classifica proprio in questa stagione. Ma andiamo a vedere quanto è accaduto proprio al termine di questa 22esima giornata. San Giovanni Spigno batte Ventotene 11-1, a Fondi Atletico Caeta batte Old Ranch 3-2, lo Sporting Terracina liquida l'Atletico Sperlonga per 6-3. Nel derby di Formia la DLF Formia Calcio batte Atletico Maranola per 6-3. Vittoria sonante per l'Olympus Sporting Club nei confronti del Tremenzuoli per 6-2, mentre a Idri la Vis Fondi liquida con un pesante 16-2 il Palavagnoli 89. Vis Fondi 53 punti, a 50 troviamo Old Ranch e Atletico Caeta, 40 punti per la Polisportiva San Giovanni Spigno, 35 punti per l'Olympus Sporting Club, 29 Sporting Terracina, Atletico Sperlonga 26, Palavagnoli 89, 25, 24 punti per l'Atletico Maranola, 22 Tremenzuoli, DLF Formia Calcio 15 punti, 9 punti per il Formia 1905 e a 3 punti troviamo il Ventotene. Quindi andiamo anche a questo punto a vedere quanto ci propone il programma della 23esima giornata. Atletico Sperlonga, Atletico Maranola, Formia Calcio, Formia 1905 Calcio contro l'Old Ranch, Ventotene Olympus Sporting Club, quindi questo scontro si giocherà domenica mattina. Tremenzuoli, Palavagnoli 89. Avremo DLF Formia Calcio, Polisportiva San Giovanni Spigno e l'Atletico Caeta affronterà lo Sporting Terracina. E a me non rimane che salutarvi, augurarvi una buona sera e vi lascio in compagnia ancora con Domenico Ippolito. Per me è tutto, buona serata. E dunque terminata anche quest'ampia panoramica su tutti i campionati dalla 2 e la Serie D, rinnovo l'invito a seguirci su mondofutsal.net e poi attraverso youtube.com/mondofutsal.tv. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima.